Scommetti sotto porta. Eccoci con un nuovo appuntamento con Scommetti sotto porta. Eccoci qui. Allora, Ciro, vai con le tue scommesse. Sì, allora, per questa settimana chiaramente ora ci abbiamo verso la fine del campionato, quindi è anche un pochino difficile riuscire ad azzeccare secondo me dei pronostici, però noi comunque ci vogliamo provare, e per questa settimana mie scelte sono le seguenti. Allora, un bel gol nel derby della Lanterna tra Sampdoria e Genova, anche perché insomma è una partita con due squadre che ormai hanno ottenuto la salvezza e che probabilmente daranno vita a una gara spettacolare, e quindi anche la quota invogliava questo tipo di pronostico, e il gol sicuramente secondo me è una scelta giusta. L'altra partita sarà veramente un segno della croce in tutti i sensi, perché comunque si gioca un match secondo me difficile da indovinare, come quello tra Atalanta e Udinese, perché tutti i quotisti danno quasi per scontata la vittoria del Udinese, che è quotata molto molto bassa in trasferta a Bergamo, visto che comunque la squadra di Legana ha bisogno di punti salvezza. Noi però, anche per far aumentare un pochino la quota, puntiamo sull'X, e quindi un pareggio tra le due squadre, che comunque magari potrebbe essere lo stesso utile all'Udinese. Certo, questa è una scommessa rischiosa, lo diciamo fin da subito, perché purtroppo in queste ultime giornate alcune quote sembrano orientate verso un risultato piuttosto che un altro. Non vogliamo dire ovviamente che sono dei risultati ovviamente preparati, però probabilmente insomma i quotisti sono molto esperti, se ovviamente indicano l'Udinese come favorita in trasferta, noi ci vogliamo credere, però l'X ci permetterà insomma di prendere un po' più di soldi, quindi puntiamo sull'X. Ah beh, decisamente sì. Beh, non sono le sole scommesse giocate, perché oltre a appunto alle tue Sampdoria Genoa gol e Atalanta Udinese X, beh, se vuoi posso procedere io con il resto delle partite dette dal nostro Federico Mancini, che ascolteremo più tardi, oltre al buon farmacista Alessandro Mancini. Beh, allora le partite sono le seguenti: Carpi Lazio 1x, quindi un risultato che garantirebbe quantomeno dei punti al Carpi, e anche un interessante, e qui voglio un tuo commento, Fiorentina Palermo X2. Sì, questa è veramente molto molto interessante, anche perché insomma personalmente la trovo veramente una scommessa insomma da grande giocatore, quindi qualora insomma questa scommessa andasse in porto, veramente insomma complimenti a Federico, perché si tratta di una scommessa molto molto secondo me complicata, una di quelle partite ad esempio come Atalanta Udinese, nelle quali abbiamo voluto azzardare un pochino di più per far aumentare la quota, anche perché la Fiorentina non si può permettere di perdere un'altra partita in casa, però ovviamente dall'altra parte il Palermo ha bisogno di punti per salvarsi, quindi comunque mi sembra assolutamente una scommessa condivisibile, e speriamo che appunto da Firenze possa uscire un risultato di un pareggio o vittoria per i rossonero. Ah beh, questo sarà tutto da vedere, speriamo che possa invece favorire noi. Le altre restanti partite sono Bologna-Milan 1-2, quindi ci andiamo abbastanza cauti, e invece un secco Frosinone-Sassuolo 2, quindi Sassuolo vincente a Frosinone. Devo dire che mi piacciono molto queste due scelte di Alessandro, soprattutto la vittoria del Sassuolo a Frosinone. Oramai il Frosinone è veramente a un passo dalla retrocessione in Serie B, servirebbe solo un miracolo ovviamente lui per evitare magari l'ultima giornata con le palpitazioni, non ce ne vogliono da Frosinone, però speriamo insomma di centrare questo pronostico, e anche perché insomma il Frosinone l'ultima giornata si deve venire a Napoli, ricordiamo, esatto, che pure retrocesso potrebbe insomma magari giocare con meno intensità rispetto a un Frosinone ancora ovviamente con delle speranze salvezza, quindi la scommessa del Sassuolo mi piace molto, e anche la doppia chance Bologna-Milan, un pareggio evidente il Bologna pure concludere alla grande questo campionato, comunque con Donatoni disputato alla grande, e il Milan ha bisogno ovviamente di una vittoria per cercare di dare un po' di fiducia ai propri tifosi e per cercare il terzo posto, che comunque vale per l'Inter di Europa League, anche se ovviamente in questo momento il Sassuolo è favorito visto che è davanti ai rossoneri. Eh beh, decisamente sì. Allora, ricapitoliamo velocemente le scommesse di Scommetti Sottoporta. Puntata minima, come sempre, lo ricordiamo, 3 euro. Noi lo giochiamo di più, ma perché abbiamo una società a parte, quindi va bene, però questo chiaramente non vieta agli altri ascoltatori di giocarsi qualcosa in più. Allora, ricapitoliamo le tue Sampdoria Genoa gol e Atalanta Udinese X, le partite di Federico Carpi Lazio 1x, Fiorentina Palermo X2,
quelle del buon Alessandro, Bologna-Milano 1-2 e Frosinone-Sassuolo 2 con puntata minima appunto di 3 euro.